Se non mi sono perso nulla, abbiamo vinto 4-2. Secondo me abbiamo fatto 70 minuti molto, molto buoni. Sì, 20 direi ottimi. Però 70 buoni, molto buoni. Ma dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, come sempre. Gli ultimi 20 minuti sono frutto del fatto che abbiamo permesso all'Avellino di rientrare in partita. Dobbiamo migliorare nel fatto che quando si fanno prestazioni di questo tipo bisogna chiudere le partite prima e non portarcele fino agli ultimi minuti. Tutto qui. Però sono tanti gli spunti positivi dalla gara di ieri. È importante riuscire a arrivare non sempre si arriva al gol, ma arrivare al tiro con tanti giocatori, anche con i difensori, con i centrocampisti, è un segnale importante, vuol dire che abbiamo tanti gol come potenziale nei piedi dei ragazzi. Poi dopo sono contento che oltre agli attaccanti abbiamo fatto gol Marco, che ha fatto gol qui a San Nicola, e Stefano, che comunque si ricorderà il primo gol in carriera. Oltretutto il fatto che, oltre a essere stato il primo gol in carriera, è stato anche un gran bel gol. Sarei ipocrita a dire che non mi ha fatto piacere, ma come mi ha fatto piacere il gesto di Ciccio quando ha fatto il suo primo gol ieri, a venire in panchina, e anche Stefano. Però Stefano gli ho detto vai a giocare a sinistra, giochi a sinistra oggi, magari è la volta buona che segni. E poi abbiamo visto una partita la sera prima, visto un'azione particolare di un giocatore, ho detto domani segno, l'ha fatto davvero. Ma sono contento per lui perché è un ragazzo che ha qualità importanti, ma soprattutto questo primo gol finalmente è arrivato per lui. No, lo spogliatoio è stato, se la squadra è arrivata alla partita con la giusta tensione nervosa, ma con la serenità giusta anche, secondo me. Poi le difficoltà erano dovute al fatto, innanzitutto al fatto che l'Avellino è prima in classifica, è una squadra che ci aveva eliminato in Coppa Italia, e quindi si voleva fare innanzitutto il risultato pieno per raggiungerli in classifica, che era la cosa più importante, consapevoli del fatto che si giocava contro una squadra importante. Essere riusciti a fargli 4 gol, secondo me, è un ottimo segnale. La squadra è molto ampia, ci sono 20 e qualcosa giocatori in rosa, c'è lo staff, c'è la società e c'è la gente che per noi è una spinta importantissima. E anche ieri, ma il discorso di andare proprio sotto la curva, mi era stato detto a Catania, se avessimo vinto a Catania, di andare a festeggiare insieme ai ragazzi sotto la curva, però mi ha detto che mi sono avvicinato poco, e allora l'altro giorno mi hanno detto all'allenamento, se vinciamo con l'Avellino devi venire proprio sotto, e allora ieri i ragazzi prima hanno salutato dal campo e poi gli ho detto no, andiamo proprio sotto la curva oggi. Ma sono dei bei segnali, anche il fatto che i ragazzi siano scesi in campo per il riscaldamento uscendo da dietro la curva. Come ho detto, si percepisce nell'aria l'amore per questa squadra. Il fatto di vedere il San Nicola che si riempie un po' di più, sempre un po' di più ogni partita, è una cosa bellissima. No, il valore aggiunto penso che non stia nella carta d'identità dei giocatori, ma sta nel fatto di la differenza per me tra giocatori bravi e giocatori meno bravi. Se poi sono bravi e giovani, probabilmente è un'opportunità in più, e la società ha dimostrato di credere nei giovani di qualità, con vicino dei giocatori meno giovani ma molto importanti per questa squadra. Il primo tiro da fuori di Romizzi, palla che esce, palla esterna, controllo, tiro, gol. Il secondo è stata una bellissima azione da parte di tutta la squadra, con la conclusione finale di Ciccio che ha attaccato bene la porta. Il terzo, secondo me, è un grandissimo gol di Stefano, sono stati bravissimi. E il quarto è il quarto rigore che qualcuno dice ci sta, anche che una volta, alla nona partita, ci è andato un rigore a favore, e va bene così perché ci stava. Noi non ci lamentiamo mai delle situazioni, anche quando abbiamo preso 2 rigori contro Catania. Noi dobbiamo pensare a giocare, non dobbiamo pensare a commentare quello che ci succede intorno. Antonio sta facendo bene perché è messo nelle condizioni di far bene anche dai suoi compagni di reparto, quindi da Enrico e da Alessandro, e va riconosciuti anche i meriti del preparatore dei portieri di Luca Righi.
Sono contento perché è normale che quando c'è una novità magari all'inizio c'è un po' di diffidenza. Sono contento che sta facendo bene, ma sono anche convinto del fatto che oggi sta giocando lui. Se domani dovesse giocare Enrico o Alessandro non cambierebbe niente perché abbiamo dei portieri di ottimo livello.